A Sala Consilina, primo passo ieri verso una toponomastica che dia il giusto peso, il giusto valore anche alle donne. L'amministrazione comunale di Sala Consilina, guidata dal sindaco Francesco Cavallone, su iniziativa della Commissione Pari Opportunità del Comune, presieduta da Rosa Mega e della consigliera delegata Rosa Melillo, nella serata di ieri in località Sant'Antonio ha ufficialmente provveduto all'intitolazione della piazzetta sita nei pressi della chiesa ad una donna di grande spessore culturale ed esempio per le future generazioni, ossia Rita Levi Montalcini. Nel corso della cerimonia di scopertura della targa in onore della neurologa e ricercatrice vincitrice del premio Nobel per la medicina, si è parlato molto della sua figura e di chi era Rita Levi Montalcini. Presenti all'evento anche il consigliere regionale Corrado Matera, il vicepresidente della provincia di Salerno Giovanni Guzzo, il comandante della Polizia Municipale Felice Mollo ed assessori e consiglieri comunali di Sala Consilina, insieme ai sindaci dei comuni di Polla e Montesano e ai consiglieri dei comuni di Padula e Sassano. Ad intervenire durante l'evento moderato dalla consigliera comunale Rosa Melillo, oltre all'onorevole Matera e al vicepresidente della provincia Guzzo, anche la presidente della commissione toponomastica, professoressa Elvira Pappafico, e il sindaco Francesco Cavallone, a cui sono state affidate le conclusioni e che ha anticipato come l'intitolazione della piazzetta è solo il primo di una serie di intitolazioni per celebrare personalità del passato prossimo e remoto, grazie al grande lavoro svolto dalla commissione toponomastica. La Commissione toponomastica ha fatto un grandissimo lavoro perché, al di là, diciamo, della intitolazione che abbiamo scoperto con questa targa stasera a Rita Levi Montalcini, che sia un personaggio che ha caratterizzato la storia in un'epoca anche particolare e che non ha bisogno di particolari presentazioni. Certamente una persona che per il suo curriculum ci sarebbe bisogno di tantissimo tempo per descrivere, una persona che si è impegnata nel sociale, nel campo della medicina e quindi ha lasciato una traccia importante. La scelta della Commissione toponomastica, insieme anche alla Commissione Pari Opportunità, di intestare questa piazza di Sant'Antonio a Rita Levi Montalcini, anche perché di qui ad un anno e mezzo, ci auguriamo, possa essere ricostruita la scuola materna ed elementare di Sant'Antonio, e quindi sicuramente chi più di lei può vegliare su questi nostri giovani bambini che diventeranno la futura classe dirigente. Un segno molto importante che attraverso la Commissione toponomastica ha voluto dare l'amministrazione comunale di Sala Consilina, che vuole riconoscere un ruolo che secondo me è ormai abbastanza consolidato all'interno della società delle donne. Questa è solo una delle prime intitolazioni, ce ne saranno tante altre che si avranno nel corso del tempo, intitolate anche a personaggi che hanno tracciato la storia della nostra nazione, e sicuramente questo è un segno di vicinanza, è un segno sicuramente di avanzamento culturale che un territorio deve mettere in evidenza, soprattutto perché credo che i cittadini debbano capire quello che è il ruolo importante e indispensabile della donna,